milioni e milioni di euro che sono stati sprecati dall'amministrazione regionale in qualche modo strumentalizzando, questa è la mia accusa, l'emergenza Covid. Siamo in presenza di ospedali fantasma, due mai entrati in funzione, per il terzo pare che non ci sia nemmeno ancora il collaudo definitivo, forniture date a trattativa privata, una creazione di un vero e proprio cartello di ditte che si aggiudicava a rotazione le varie gare e tra l'altro con una incredibile leggerezza della regione, che non ha né fatto sottoscrivere polizze fiduciarie alle ditte aggiudicatarie, che è una garanzia classica per chi è un amministratore pubblico, e ha pagato con una interpretazione estensiva dell'articolo 34 del decreto legislativo ultimo sull'emergenza Covid in anticipo tutte le forniture. Quindi l'assurdo è che la Regione Campania ha pagato gli ospedali. Gli ospedali non sono mai stati collaudati, non sono stati ancora finiti e hanno pagato senza nemmeno la polizza fiduciaria. Siamo in presenza di un comportamento dissoluto, il termine che uso è questo. La Corte dei Conti sono sicuro che aprirà una indagine specifica al riguardo.